essere venuti. Nel primo incontro abbiamo parlato di Endgame, ci siamo focalizzati sull'aspetto, vi ricordate, guardando anche il Psycho, madre figlio. Questa sera parliamo di un qualcosa di molto diverso. Stasera prendiamo in esame la figura del manipolatore, diabolico manipolatore, prendiamo in esame la figura di Charles Manson, che è un personaggio uno dei più diciamo grandi, tra virgolette, criminali della storia americana, che forse non dobbiamo nemmeno definirlo come un classico serial killer. Egli è stato più una figura, una specie di vero e proprio filosofo del male. Lui aveva creato, ebbe una vita molto tormentata sin da quando era ragazzino, figlio di una prostituta, quindi figlio di uno dei clienti della madre. Quando la madre venne arrestata all'età di 5, quando Manson aveva 5 o 6 anni, Manson andò a vivere dagli zii in West Virginia, se non erro, e lì subì dei maltrattamenti da parte dei suoi zii, che erano fanatici religiosi. Subì molti maltrattamenti, delle umiliazioni, cosa che è un pochino comune a tutti questi personaggi. E quindi lui, quando aveva 12 anni, scappò dalla casa degli zii e cominciò a vivere per strada con i suoi esperienti, e cominciò a vivere appunto di crimine, facendo delle rapine, rubando, e cominciò anche ad avere i primi arresti, e in prigione ebbe ancora delle esperienze traumatiche, perché venne ripetutamente stuprato e violentato dalle altre persone che erano in galera, e anche dalle guardie stesse, che facevano parte un pochino di tutto questo, di questa orrida realtà. Quindi Manson crebbe i suoi primi anni in questa atmosfera veramente lugubre. E lui cosa fece? Praticamente lui si presentava, perché poi tentò di sfondare come musicista. Lui era una figura che tentava di porsi come musicista hippie, però il suo modo di porsi era, sì, muoversi sulla filosofia hippie, però assolutamente deviata. Lui era più, diciamo, un filosofo dell'odio, proponeva un odio profondo verso la comunità nera, addirittura arrivò ad ipotizzare una futura guerra tra bianchi e neri, una fine del mondo, e creò una, diciamo, una setta, quella che poi è passata alla storia come la famiglia. Praticamente una cinquantina di ragazzi e ragazze che hanno vissuto come lui una vita disagiata, fatta di drammi, eccetera, eccetera, e lui riuscì a metterli sotto il suo alone carismatico, a tal punto che insieme organizzarono quello che è una delle pagine più tristi dell'intera storia americana, come per esempio abbiamo anche la slide, quello che è passato alla storia come il massacro di Cielo Drive, che è un quartiere di Beverly Hills, nella casa dell'allora moglie del regista famosissimo Roman Polanski. La donna era Sharon Tate, che era incinta di 8 mesi. Manson organizzò e pianificò come vendetta verso quel mondo di Hollywood patinato, ricco, che deteneva il potere, quel mondo che lo aveva rifiutato, perché lui si proponeva come musicista, non veniva apprezzato, e quindi organizzò come vendetta per i suoi fallimenti questo scempio che attuarono materialmente alcuni dei suoi adepti, tra cui anche diciamo che la più fervente seguace di Manson, che era Susan Atkins, che nella slide abbiamo definito un pochino come la concubina del diavolo. Già dalle immagini potete rendere conto in che modo sono stati massacrati a colpi di coltello Sharon Tate, il suo parrucchiere e altre persone che hanno presente nella casa. Provocarono anche altri omicidi, attuarono anche altri omicidi nel corso dei successivi 2 anni, fin quando alla fine non vennero tutti quanti arrestati. Vennero condannati sia Manson che alcuni dei suoi membri alla pena di morte, poi però la California abolì la pena di morte e quindi presero tutti quanti l'ergastolo. Io a questo punto lascio la parola alla dottoressa Costanzo, chiedendole appunto questo. Noi la scorsa volta, come ho detto prima, abbiamo puntato su questo rapporto malato madre-figlio, facendo questa unione, questo parallelismo tra Ed Gein e Norman Bates. Qui abbiamo voluto mettere in risalto la figura del manipolatore. Cosa vuol dirci di questa figura? Tantissimo. Intanto io inizierei leggendovi il testo della canzone Helter Skelter, che è la canzone che in qualche modo ha spinto questo soggetto
figlio di Satana, allo stesso tempo il figlio di Cristo, reincarnazione di Satana e reincarnazione di Cristo. Questo già dice molto sulla scissione psichica, che dopo spiegheremo. Ma volevo partire dal testo di questa canzone, che lui ha interpretato come la fine del mondo, come una canzone che in qualche modo ha sostenuto il delirio chiaramente maligno, no? Distruttivo, mortifero, che lui condivideva con i membri della famiglia, addirittura 50 persone è riuscito a trascinare. Allora, la traduzione in italiano è confusamente, ma il nostro soggetto, il soggetto in esame, questo confusamente l'ha interpretato come il caos, come la fine del mondo. Questo è molto interessante, perché noi veniamo dal caos che poi è diventato ordine e ritorniamo nel caos che poi tornerà ad essere un ordine. Quindi in qualche modo il delirio di questo soggetto, se così possiamo definirlo, è un delirio che ripercorre l'angoscia comune a tutti gli esseri umani, angoscia di morte ma anche angoscia di vita, perché vivere non è una cosa semplice, e poi vedremo perché, per lui ancora di più. Quando arrivo al fondo, torno indietro fino alla cima dello scivolo. Helder Skelder significa è questo scivolo circolare, no? Ok? Quindi quando arrivo al fondo, torno indietro fino alla cima dello scivolo, quindi non salire e scendere, continuo senza pace e senza senso. O meglio, per lui il senso ce l'ha, poi vedremo che cosa. Dove mi fermo? Mi giro e compio un giro finché arrivo al fondo e ti rivedo. Non mi vuoi amare, vero? Questo è il punto fondamentale di questo soggetto, di questi soggetti. Poi vedremo in particolare perché proprio questo. Sto arrivando veloce, ma sono chilometri sopra di te la distanza. Dimmi, dimmi, dai, dimmi la risposta. Sarai anche un amante, ma non sei un ballerino. Confusamente, confusamente, che lui interpreta fine del mondo, fin caos. Non vuoi che ti porti, vero? Sto arrivando veloce, ma non lasciare che mi schianti su di te. Anche questo incontro, no? Che diventa sempre uno scontro piuttosto che una modalità interattiva. Dimmi, dimmi, dai, dimmi la risposta. Sarai anche un amante, ma non sei un ballerino. Questo lo lascio con la riflessione su questo punto. Attento, c'è confusione, attento, sta avvenendo qui. Quando arrivo al fondo, torno indietro fino alla cima dello scivolo. Dove mi fermo, mi giro e compio un giro. Finché arrivo al fondo e ti rivedo. Bene, non vuoi che ti porti, vero? Sto scendendo velocemente, ma non lasciare che ti spezzi. Dimmi, dimmi, dimmi la risposta. Sarai anche un amante, ma non sei un ballerino. Attento, c'è confusione. Se c'è confusione, sta scendendo velocemente, sì, sta scendendo, sì, sta scendendo. Questa è una canzone anomala dei Beatles che Manson riprende e fa sua interpretandola in un modo che poi lo porterà a fare quegli atti crudeli e cruenti che appunto poco fa sono stati già descritti, inutile soffermarci sull'atto in sé. Andiamo un po' a guardare la tipologia di questo serial killer. Come giustamente si diceva prima, è un manipolatore. Allora, lui l'ha definito un manipolatore, no? In realtà, sì, è un manipolatore, ma in realtà è un sadico. Un sadomasochista che ha subito durante i primi anni di vita delle violenze inaudite. Allora, si diventa serial killer perché? Perché l'infanzia è atroce, ma è atroce veramente, cioè non si tratta di avere un padre che ti dà uno schiaffo o che ti obbliga a mangiare la pasta e fagioli che non ti piace, no, perché queste cose le abbiamo subite tutti. Cioè, Manson era costretto dagli zii che l'avevano adottato
a subire violenze, maltrattamenti e ad andare anche il primo giorno di scuola vestito da bambina. Come umiliazione massima. Come umiliazione massima, con la derisione di tutti gli amichetti. Immaginate un po' la scena. Ma non solo questo, perché la zia si voleva liberare di questo peso e quindi lo maltrattava. Ma andiamo ancora più indietro. La mamma era una prostituta che ha fatto questo figlio, non si sa bene con chi, un soggetto che non l'ha voluto riconoscere. Perché? Perché chiaramente il cliente della prostituta non riconosce i figli, chiaramente, anche perché non è sicuro che siano suoi. Ma poi è un amore mercenario. Anche la prostituta non può pretendere, forse neanche le interessava molto che questo figlio fosse riconosciuto. Ma quando si sposò con il Manson, che poi lo riconobbe, questo matrimonio durò talmente poco che chiaramente il bambino si trovò immediatamente in orfanotrofio, immediatamente abbandonato. Allora, la prima ferita di questo bambino è l'abbandono. L'abbandono da parte della mamma. La seconda ferita, perché il padre viene un pochino dopo come consapevolezza per il figlio, è il non essere riconosciuto dal padre. Il dramma nasce quando, finito il matrimonio con il padre non biologico ma che l'ha riconosciuto, perde di nuovo anche questo padre e si ritrova adottato, affidato, come vogliamo dire, ad una coppia genitoriale, parenti comunque della madre, ma che non lo sopportano. Allora, guardiamo un po' meglio la figura del soggetto sadico. È chiaro che stiamo parlando di un sadismo ad altissimi livelli e di un masochismo ad altissimi livelli, perché nonostante tutto quello che il soggetto ha passato durante l'infanzia, poi da preadolescente, intorno ai 12 anni, sì, 13, 12, si ritrova in carcere e viene sadizzato, abusato, sodomizzato non solo dai detenuti che stavano all'interno del carcere, ma anche dalle persone che lavoravano, dalle guardie carcerarie, da tutti. Quindi immaginate cosa ha potuto soffrire questo soggetto. Infatti, cosa sceglie lui? Una canzone dove si parla di un amante ballerino, di un uomo, non di una donna. Perché evidentemente i suoi vissuti di masochistici e di sodomizzazione sono stati sempre agiti da figure maschili e lui forse si è abituato ad una sorta di piacevole, tra virgolette, perché comunque masochistica e poi anche sadica, omosessualità che lo ha segnato per sempre.